Salve, grazie di esserci. Alessandro Gallo, figlio di Pietro, è sempre lì al consorzio di bonifica, in ufficio, dovrebbe andarsene per campi a manutenere, supervisionare, intervenire sulle reti idriche, ma è lì in ufficio. Gallo, figlio di papà, nonno, sempre al consorzio di Corso Roma. Anche Aurelio Andretta in queste settimane non ha trovato il tempo di affrontare il papà e di porre il tema: scusa babbo, non voglio più il posto fisso che mi hai regalato quando eri presidente della Fondazione Banca del Monte, tento la fortuna altrove. Anche Milly Campo di Pietro, segretario provinciale della FinCISL, non ha avuto modo di, come dire, porre il tema ai suoi dirigenti, ai suoi quadri sindacali, cioè il tema, come dire, ok, come sindacato non saremo quelli degli anni 70-80, quando eravamo considerati a sinistra della CGL, quando coltivavamo una visione più conflittuale delle relazioni industriali, insomma il padrone era il padrone. Ok, non saremo quelli, non siamo stati questo, però adesso diamoci una calmata, ragazzi, basta, abbiamo dato e promesso troppi posti di lavoro, neanche lì ha trovato il tempo. Perché non ci meraviglia naturalmente tutto questo, in realtà desta anche forse minore meraviglia ancora che cosa? Il fatto che nessun pezzo del sistema della rappresentanza, sindacati, partiti, organizzazioni di categoria, su queste tre distinte vicende abbiano sentito il dovere di intervenire e dire: io sindacato non sono come Campo di Pietro, io organizzazione di categoria non sono come Coldiretti, esemplifichiamo. Nessuno interviene né smentisce evidentemente. E questo perché, lo ribadiamo, il sistema della rappresentanza degli interessi è tutto filiato, derivato da che cosa? Da un patto sociale che dal dopoguerra in poi ha retto le sorti del sistema paese, quel patto sociale in base al quale più o meno stavano tutti bene, più o meno erano tutti garantiti, grande impresa, ceto medio, sottoproletariato urbano. Quel patto è saltato e, anche se con tempi che sono naturalmente variano da parte a parte dell'Italia. Dentro quel patto sociale c'era anche la criminalità, c'era anche l'area della devianza sociale e questo, come dire, è un pezzo importante del nostro ragionamento perché molte anime belle si sono un po', come dire, scandalizzate dopo la visione del servizio delle Iene, si sono scandalizzate perché l'immagine della città non sarebbe un'immagine positiva e però a noi è sembrato che naturalmente quel servizio fosse tecnicamente ineccepibile, spettacolarizzato, come dire, in maniera giusta, interessato a non consumare, ecco, l'evento, nel senso che c'era un ricco feedback istituzionale, ma c'era molta strada, molte testimonianze in presa diretta, insomma, del declino della città, dell'emergenza quarta mafia. Insomma, era questo. E invece si è pensato di opporre a questa visione, a questa rappresentazione, che cosa? Si è pensato in qualche interstizio social, diciamo, di opporre storie, biografie presentabili per dire: noi non siamo questo, la città non è solamente questo. Tutto vero, legittimo e sacrosanto, ma è evidente che non basta. È evidente, come dire, che serve, come dire, una riflessione più radicale rispetto alla crisi, rispetto all'implosione di quel patto sociale che teneva dentro anche la criminalità organizzata diventata poi quarta mafia. Non basta dire noi siamo altro, perché anzitutto le biografie presentabili non fanno massa critica e forse hanno, come dire, poca consapevolezza della deriva degli ultimi anni, ma anche perché magari quelle storie di persone per bene erano dentro un patto sociale che poi, come dire, ha determinato lo stato delle cose. E bisogna avere anche la forza, il coraggio, la serenità di dire ai nostri genitori: grazie di tutto, ma avete sbagliato e noi magari siamo un'altra cosa. Altrimenti diventa tutto, appunto, recita tardiva a soggetto, diventa messa in scena sentimentale, buonismo, insomma diventa volontariato prêt-à-porter, per intenderci. E francamente da qui, da ciò non si riparte. Noi pensiamo che in realtà, insomma, servirebbe altro, servirebbe più che altro capire dove, quali sono i luoghi di insorgenza del conflitto sociale,
perché serve una stagione nuova del conflitto in questa città, una stagione che taglia, come dire, le generazioni, che va al di là del continuum destra-sinistra. Bisogna capire quali sono le classi di età e i pezzi di società oggi interessati a rilanciare, a costruire questa stagione nuova. Per esempio i ragazzi, per esempio chi ha 13, 14, 18 anni, che non ha memoria, lo ribadiamo, di, come dire, quel patto e dei benefici e dei privilegi di quel patto sociale. Tutto il resto in questo momento è rassegnazione e convenienza. E francamente è troppo poco. Grazie, alla prossima.